Ciao ragazzi, oggi è il mercoledì delle ceneri. La Chiesa con oggi inizia il tempo di Quaresima, 40 giorni in preparazione alla Pasqua. Che cosa faremo noi come scuola? Proveremo a fare alcuni gesti che ci introducono in questo tempo particolare. Domani, giovedì 23, per chi desidera, nella messa consueta del giovedì verranno consegnate anche le ceneri, che è il segno tipico dell'inizio della Quaresima, come segno proprio penitenziale di umiltà e conversione di chi vuole prepararsi a questo evento della Pasqua, provando a proprio convertire qualche cosa di sé, della propria vita. Per chi lo desidera, anche all'intervallo alle 11:10 nell'atrio della sala insegnanti, per chi non può partecipare a messa, consegneremo le ceneri dopo una brevissima celebrazione penitenziale nell'atrio della sala insegnanti al primo piano. Durante invece tutto il periodo della Quaresima, ogni giorno vi proporremo attraverso le storie Instagram e Facebook dei nostri profili alcune citazioni del Vangelo passate proprio attraverso gli occhi dei vostri professori. Ho chiesto a loro di selezionare alcuni brani e citazioni importanti per la loro vita del Vangelo e di provare a commentarle brevissimamente per un post e per una storia di Instagram. Le troverete tutte le mattine pubblicate sui nostri social alle ore 7. Mentre venite a scuola, scorrete e potete vedere ogni professore quale citazione sponsorizza, quale citazione, diciamo così, in qualche modo vi condivide mettendoci la faccia. E da ultimo, ogni venerdì, il buongiorno del venerdì sarà fatto con un video che vi presenterà un percorso in sei passaggi, che sono lungo tutto il tempo della Quaresima, di introduzione al Vangelo di Marco. Proverò a farlo io, vi farò entrare in questo Vangelo prendendo un punto di osservazione particolare. Guarderemo al Vangelo di Marco come uno che lo incontra per la prima volta, come uno che non l'ha mai sentito prima. Cercherò di prendere quel punto di osservazione che non mi è proprio, però cercherò di farlo perché quello era il Vangelo che proprio veniva utilizzato in una comunità, in un ambiente che era pagano, per cui per chi proprio non conosceva il Vangelo, come tanti, tanti secoli fa. Allora, davvero che il cammino di Quaresima sia un cammino importante e bello per ciascuno di voi, che ciascuno dal punto in cui è possa fare un passo in più per avvicinarsi sempre di più a questo grande dono che è la fede in Dio, che è la fede in Gesù. Buona Quaresima e buon cammino a tutti.